Uomini, lo sapete perché le donne ci mandano a fanculo? Perché le trascuriamo. E dopo aver superato la fase più bella di un rapporto di coppia o di un matrimonio, cioè parlo della fase iniziale, bagnò, dove si ride, si scherza, si fa l'amore tutti i giorni, più volte al giorno in posti diversi. Possiamo cazzo di dirle una parola di conforto, di prestare attenzione a ciò che dicono. L'unica cosa che potevamo dire no, a una donna, a una moglie, amo, c'è se mangio stasera. Privandole addirittura del diritto di andare da un parrucchiere, no? Ehi, con chi ti sono parrucchiere, mangiamo una settimana. Non facciamo altro che annullarle e annullarci, dando tutto per scontato. Ma una volta restati soli, ci poniamo mille domande. Eppure non gli ho fatto mancare niente, senza renderci conto che le abbiamo trascurate. Una volta rimasti soli, riproviamo a metterci in gioco, iscrivendoci in palestra, cercando di perdere il più peso possibile. E iniziamo a conoscere nuove donne. Ed è proprio in quella fase che l'uomo diventa una sorta di Raffaele Morelli, iniziando così a dare consigli su come affrontare la vita e su come trattare una donna, emergendo con frasi poetiche, lasciando a bocca aperta chi abbiamo di fronte. Ma questa povera vittima non sa che una volta consolidato il loro rapporto, anche lei sarà succube della famosissima frase: Amo, c'è sta mangia stasera?